Aia. Che c***o fai? Mi sono stirata le gambe e ho preso troppo asfalto. Luna, è sempre più tardi, è sulle 6. Mi sa che arriviamo più tardi dell'altra volta. Ma come mai sono le 6? Ma non ci siamo mica fermati chissà cosa. No, abbiamo cannato strada. L'ho capito, va bene. Potevamo partire mezz'ora prima stamattina al posto di... E potevamo non sbagliare strada e avremmo guadagnato un'ora e mezza. Vabbè, facciamo... Adesso cosa ci manca? L'Isoard. L'Isoard e il Monginevro. Il Monginevro per arrivare a Olux. E l'Isoard, vabbè, non so. L'Isoard non puoi non fermarti a fare le foto. Al tramonto poi. Ma il problema mio non è arrivare in hotel, fare il check-in. Il problema mio è trovare un posto che mi faccia da mangiare alle 10. No, alle 10 no. Ma per dire. Beh, ho capito, ma le foto lì all'Isoard, vabbè. Sì, ma l'una un conto è farle al mattino. Un conto è farle al tramonto. Te l'ho già spiegato che c'è una gran differenza. Sì, vabbè, ma ho capito, ma non è che devi fare la foto col drone, ma fare due foto col telefono. Ah no, beh, c'è, ho capito, però almeno 5 minuti ti dovrai fermare. 5 minuti, madonna. Sono 6, massimo 3 ore ce la facciamo arrivare in hotel. Sì, in 3 ore sì. Però l'altra volta mi sa che siamo arrivati prima. No, siamo arrivati alle 8. Luna, 6 più 3 fa 9, eh. Ah, giusto. Allora andiamo a metterci 2 ore. Che l'altra volta a un certo punto sul Col della Madeleine pensavo fossimo messi malissimo. E poi invece alla fine eravamo arrivati... Cioè, Galibier, cose, tac, arrivati. Allora, facciamo le foto sull'Isoran. L'Isoard. Sull'Isoard. E poi scanniamo. Sì, beh, ci sarà da cambiare magari le batterie un'altra volta. Però alla fine anche le batterie in 5 minuti le cambi. Abbiamo perso tempo all'autogrill, per dire, perdi più tempo a fare benzina. Cosa che, vabbè, stasera potremmo anche non fare, possiamo farla come prima cosa domani. Beh, ce l'ho piena. Ho capito, mo. Ora che arrivi a Brianson, non credo proprio. Sì, ok, beh, possiamo farla domani. Beh, tanto di sabato sera vuoi mica che ci sia la gendarmeria in giro a fare i posti di blocco. Arvieux sinistra, Col dell'Isoard. Vedi che qua sono già indicate le cose? Sì. Azzo, è 90 addirittura. Vai che si scanna allora. Sì. In Italia ci sarebbe stato 70 su una strada così. Sì. 25,4 gradi. Una piacevolezza veramente indescrivibile. Tra l'altro mi entra l'arietta nella punta degli stivali. Libidine. Beh, questa comunque è una strada nuova che l'anno scorso non abbiamo fatto perché non siamo passati in questa direzione, diciamo. Ah, gendarmerie. È la gendarmerie? Qual è l'ultima moto? No, la caserma, quella lì, ha rotto gendarmerie. Ah, la caserma. Luna Colombo, sempre sul pezzo. Perché c'ho il sole in faccia, non vedo un cazzo. Ma scusami, io sono davanti a te, non dire cazzate. Ma tu c'hai la visiera più scura della mia, Ah, questo è vero. Luna Colombo accampa scuse. Non sono scuse, è la realtà dei fatti. È una realtà dei fatti, ma è rilevante. Guarda il castello. Bello. È il castello di Villeveil. Villeveil. Prudence. Wow. Guarda qualche gruppo di biker che non salutano. E saranno toccati il culo con le mani, quindi... Ah, ok. E attenzione, di nuovo il 90. Che già in Svizzera 80 è un bel andare, ma 90, signori, sciambola proprio. Sì. Cioè, 90 non devo neanche guardare il conto chilometri per sapere quanto sto andando. Adesso direi 92. 83, vedi, ho ancora margine. 87.
Branson, Col de l'Isoard, Arvieux, destra. Ah, me lo ricordo questo bivio, me lo ricordo. Noi eravamo andati a destra scendendo dalla strada e qua c'era la Gil, qui c'era la, come cacchio si chiama? La Porsche ferma. No, c'era la Gorge du Guil, ecco come si chiamava. Gorge du Guil è il canyon, quello figo dove c'era il tunnel che abbiamo fatto le storie, ti ricordi? Quello che ti ho fatto vedere ieri nei video. Flashback. Oh, guarda qua che gulon che c'è. È una gola profonda, eh. Altro che profonda. Guarda il fiume sotto, bello. Siamo in un canyon. Sì, sì, siamo in un canyon. Wow. Super fico. Guardate qua. Guarda che c'è il cartello. Guardate qua che vista ti si apre davanti. Stupenda. Pazzesco. Ma che roba. Guarda la strada là in alto, tutta che costeggia sopra la montagna. Bello, bello. Galleria di Bema. Galleria Bema. Ma che vista che ti si apre quando esci. Fans, questa strada qua consigliata. Itinerario veramente bello. End of flashback. Ah, sì. Ecco, lì sotto Gorge de Guil. Molto bella. Bene, questa è la strada che sale all'Isoard. Luna ha la freccia accesa come al solito. Il sole è già tramontato. Questa curva qua non me l'aspettavo proprio. Adesso che è una strada e una sola, posso fare andare avanti Luna, che almeno riprendo lei, che è più bella che riprendere l'asfalto. Ma tu non ti esaltare troppo. Al ristorante prendiamo ancora la patata, che era buona. La patata. Ti ricordi? E poi cosa che avevamo preso? La patata e... Volete assaggiare la patata? Va bene, assaggiamo la patata. Non avevamo preso la pizza? Forse una pizza. Una pizza? Una pizza e la patata? Mamma, come si va su queste strade? Che figata! Stavo entrando in casa. Attenzione Suzuki che va piano e lo sorpassiamo subito. Anche perché qua c'è linea tratteggiata, quindi anche i sindacalisti non potranno dire però c'era la linea continua, fa niente se c'è un rettilineo di 800 km. Ma se c'è la linea continua... Vorrei vedere loro che vanno in moto. Io vorrei vedere loro che vanno in macchina. Mamma, come danzano tra le curve. E qua sale veramente la scimmia come l'anno scorso il Galibier al tramonto. Aia. Che c***o fai? Mi sono stirata le gambe e ho preso troppo l'asfalto. Ecco, se ne ho tolto uno, se ne trovo un altro? Peggio? Bestia. Veniva giù sparato. La cassiera. La cassiera, se non si è ammalata a marzo, direi che le professoresse possano anche andare a scuola. Me lo ricordo qui. Ah. Eravamo passati al mattino. Primo passo della giornata di domenica. Senti l'odore dell'erba appena tagliata, del fieno. Arret, motard, non ho capito. Arretto vuol dire ferma. Fermati. Fermare, tipo. Cosa? Facciamo un bel lavoro. Bel lavoro? Sì, facciamo un bel lavoro. Accendiamo le GoPro e la 360. E poi così quando siamo in cima cambiamo le batterie prima di scendere. Io ho già accesa. Ok. Attenzione, vedo delle nuvole nere là. Sì. Presagio di sventura. Bene fans, questo qua di fronte è l'Isoard. Molto bello. Tranne di là che è un po' nerino. E si sa che Eros non va d'accordo con la pioggia. Speriamo di scamparla. Luna? Ma dove sei? Cioè, sono andando a 60 all'ora. Chissà se le nuvole ci regalano un tramonto spettacolare o ci regalano solo della pioggia. Mostriamo la pioggia, no. Però come si scanna il Golf davanti? La Golf R. Mi ha superato anche abbastanza in maniera arrogante.
supero un po' come io supero te. Porca miseria. Occhio che c'è il tornante. Mamma che bella questa. Questo è il Galibier, i miei preferiti. Meno male che ne facciamo uno oggi e uno domani. Sì. Così spezziamo la bellezza. Ma questo è già l'Isran. Questo è l'Isoard, Luna. L'Isoard. L'Isoard. L'Isran lo facciamo domani. Se scannano i francesi comunque. Sì. Corrente. Attenzione, Luna Colombo ha preso il ritmo. Lasciami stare. Tardi così tanto? Vieni qua vicino, parlami. Parlami te. Stai, ma sei parlato fino adesso. Ti stacchi 20 metri, stai in silenzio, non mi superi mai. E c'hai? Mi sta venendo l'abbiocco. Fermati. Fermati qua, fermati, fermati. Fermati, beviti la Red Bull e ripigliati per piacere. Ciao fans. Ciao fans. Siamo in cima al colle dell'Isoard. Guardate qua che figata che è. Spettacolare veramente.